quando, quando c'è cioè, la parola supereroe, non so perché mi viene sempre da pensare ad Alan Ford, è al gruppo GMT. Io sono una persona che come tanti dedica qualche ora del proprio tempo al volontariato, l'ho sempre fatto, nel 93 insieme ad altri abbiamo fondato Piazza Grande, ma con l'idea di provare a far uscire queste persone dalla strada. Io facevo come tutti gli altri il volontario, quindi dedicavo qualche ora la sera per andare in giro con il servizio mobile. La strada come esperienza è stata presentata a Bologna a dicembre del 2000. Abbiamo anche un pomeriggio al mese per ascoltare le persone senza dimora, verificare se ci sono necessità giuridiche e tutelarli, ma non solamente con le consulenze, tutelare proprio i diritti delle persone anche in giudizio. Se ci sono dei diritti devono essere di tutti, se c'è una giustizia deve essere una giustizia usufruibile da tutti. E abbiamo iniziato così, eravamo in due, poi man mano sono arrivati altri avvocati e abbiamo deciso di fare un passo verso di loro e di andare a ricevere direttamente nei dormitori. Ci visto che a Bologna è andata così bene, siamo arrivati ad avere 60 avvocati volontari a Bologna, abbiamo pensato di provare a replicare questa esperienza in altre città italiane dove ci sono persone senza dimora, perché in strada c'è anche fame di diritti, ci sono sportelli di avvocati di strada aperti in 38 città italiane, le più grandi città italiane, da Trieste, Milano, Torino fino a Palermo, a Catania. Stiamo continuando a aprire sportelli di avvocati di strada in altre città perché purtroppo c'è questa necessità. Il nostro scopo sarebbe quello di chiudere l'associazione, ovviamente, se non ci fosse una necessità ne saremmo ben felici. Ci sono imprenditori falliti che non hanno più nessuna possibilità, hanno perso tutto, lavoratori licenziati, magari a 50 anni, e abbiamo sempre di più persone che semplicemente sono diventate povere. Appena eletto sono andato a parlare con il Presidente Errani, io ho fatto questa proposta, il Presidente Errani ovviamente è stato molto felice, era assolutamente favorevole. Abbiamo costruito una legge adottando un metodo che non era stato utilizzato prima. Ogni volta che si costruisce una legge normalmente si chiamano le persone che si occupano di quel tema e questa cosa l'abbiamo fatta, abbiamo parlato con la situazione, abbiamo parlato con le banche, con l'ABI, abbiamo parlato con le scuole, con il provveditorato, abbiamo parlato con le associazioni di categoria. Intanto io ho proposto alla Commissione, anziché una riunione alla settimana, di farne due, quindi raddoppiare il numero delle riunioni, perché secondo me era molto importante, sarebbe stato molto importante approvare questa legge in tempi brevi, anche perché il tema delle infiltrazioni mafiose è un tema che riguarda la legalità, è un tema che riguarda l'economia, è una questione che deve riguardare ognuno di noi, indipendentemente dal colore politico, dalle idee politiche. Che io ho pensato di richiamare tutti i soggetti che avevamo consultato precedentemente in un'audizione pubblica per ascoltarli nuovamente alla luce di ciò che avevamo prodotto, perché ciò che avevamo prodotto era un insieme delle varie proposte, varie sollecitazioni e le nostre idee ovviamente, varie sollecitazioni che avevamo ricevuto, in modo da poterla leggere, esaminare, in modo da arrivare all'audizione pubblica con idee chiare, precise su quanto avevamo prodotto e con eventuali proposte di emendamento. Io avevo chiesto a tutti i gruppi consiliari, in considerazione del tema, che sono le infiltrazioni mafiose in questo territorio, ciò che le mafie stanno già facendo in questo territorio, sono anni che le mafie operano nel territorio dell'Emilia Romagna, che è un territorio ricco, quindi ideale diciamo, per ripulire il denaro ottenuto illecitamente attraverso attività criminali. Quasi tutti i gruppi hanno accolto questa proposta, la legge è stata approvata quasi all'unanimità con l'astensione della Lega Nord che ha scelto di astenersi. Poi questa legge dà una forte possibilità ai sindaci per l'utilizzo dei beni confiscati. Questa legge ha ottenuto un mese e mezzo fa il plauso dall'ONU. In regione, in questa legislatura, noi abbiamo scritto tre leggi per il contrasto alle infiltrazioni mafiose e con un tavolo a tre gambe. Manca la quarta gamba, che è il settore dei servizi. Immaginate bar, negozi, ristoranti, alberghi, tutti gli appalti delle pulizie, gli appalti della guardiania. La mafia esiste, vince non soltanto sulla base del controllo del territorio. E il controllo del territorio, vincere gli appalti al massimo ribasso, queste sono persone che non hanno necessità di guadagno, anzi hanno necessità di ripulire il denaro sporco, hanno immaginato una goccia di inchiostro che cade su un foglio di carta assorbente, quella goccia si allarga sempre di più, se non c'è un argine,
si allarga sempre di più, perché a quel punto cosa succede? Che la ditta sana, che ha perso 4, 5 gare da gare per gli appalti, quella ditta a un certo punto chiude perché non ha più possibilità economiche. I lavoratori di quell'azienda, di quella ditta, devono andare con il cappello in mano a chiedere il posto alla ditta mafiosa, e quella macchia si allarga sempre di più perché a quel punto si controlla il territorio, si controlla le persone che comunque devono riconoscenza a chi gli ha offerto un posto di lavoro, e questa è la vera infiltrazione. Noi dobbiamo combattere, cioè dobbiamo fare in modo che quella carta non sia una carta assorbente, ma diventi una carta impermeabile, quella goccia di inchiostro applicata. In realtà noi difendiamo i diritti delle persone più deboli, ma li difendiamo perché abbiamo un ideale di giustizia e di giustizia sociale, e perché pensiamo che tutelare i diritti dei deboli alla fine significa tutelare i diritti di tutti quanti noi.